Per la prima conferenza stampa avevo detto che la Fondazione Federico II non poteva non ricordare un film che ha segnato nell'immaginario collettivo, nella storia del cinema, la percezione della Sicilia, fuori dalla Sicilia, nel mondo io direi, e cioè Il Gattopardo, un film e un libro come lo straordinario testo di Tomasi di Lampedusa. E per me oggi è un'emozione vedere realizzata questa mostra in collaborazione con altre istituzioni, innanzitutto con la scuola del cinema, il Centro Sperimentale del Cinema di Roma, la Cineteca Nazionale diretta da Caterina D'Amico, la sua preside che è la curatrice di questa mostra. Poi una collaborazione con altre istituzioni come l'assessorato al turismo della Regione Siciliana, il Ministero dei Beni Culturali, cioè un evento di valore nazionale ed internazionale ospitato qui nella sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel Palazzo Reale, cioè nel Palazzo del Potere, quello che dopo la pubblicazione del libro e l'uscita nelle sale del film è stato identificato con una parola che è il prodotto di questo film e di questo libro, cioè il gattopardismo. 50 anni di Gattopardo significano 50 anni di vita di uno dei simboli della cultura siciliana, dei landmark proprio culturali della terra di Sicilia, dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa al film di Luchino Visconti, i cui 50 anni oggi celebriamo. È un'occasione questa mostra ed intero progetto, mostra, rassegna cinematografica e convegno internazionale, non soltanto per rendere il tributo che ovviamente Il Gattopardo merita, e sia il testo letterario che il testo filmico meritano con una rilettura consapevole a tanti anni di distanza, ma anche per riaffermare come questo segno riconoscibile della cultura siciliana oggi possa essere un forte attrattore tanto culturale quanto turistico in una terra che attraverso questo progetto ridisegna anche le sue strategie di cineturismo in modo da presentarsi come una meta appetibile e interessante non soltanto per le bellezze paesaggistiche, ambientali, monumentali, storico-artistiche, ma anche per le suggestioni che derivano dall'immaginario cinematografico.